Poteva essere la svolta dell'incontro, siamo al 14° del secondo tempo ed è il rigore per il Torino. Ma Simoni non è d'accordo e lo 0-0 tipico delle partite tanto attese è rispettato. Anconetani e Fascetti sono contenti, al microfono di Cirano. Il primo tempo aveva avuto un andamento alquanto blando, il Torino privo di Miller e di Scoro, entrato solo a pochi minuti dalla fine, si è reso subito più pericoloso. Secondo minuto, tiro di Policano, non trattiene Simoni, riprende Pacione ma a pochi passi dalla linea Argentesi intercetta e spara lontano. All'ottavo tira Romano e Simoni devia in tuffo. Al 15° sempre il Torino, Pacione servito da Policano irrompe in area e ancora una volta Simoni è attento. Si fa vedere il Pisa qualche minuto dopo e Ben su punizione sfiora la traversa. Il secondo tempo è più vivace, forse anche più nervoso. Al 14° l'episodio che poteva segnare la svolta. Lentini entra di forza in area, gli si oppone Argentesi fallosamente. Capitan Cravero batte anche bene, ma Simoni intuisce l'angolo giusto e salva il risultato. Galvanizzati dallo scampato pericolo, i pisani si fanno più minacciosi. E al 28° un brutto episodio. Piovanelli a terra, a gioco fermo, Cravero calcia pallone e avversario. L'arbitro a due passi lo manda fuori a schiarirsi le idee.